Aprire un conto corrente offshore, perché dovresti considerarlo, quando dovresti considerare di aprire un conto corrente offshore e quali sono i rischi di non farlo? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatela e da oltre 20 anni mi occupo di pianificazione fiscale internazionale. Tra i temi della pianificazione fiscale internazionale si pone quello dell'offshore banking. Oggi più di ieri per i miei clienti il tema di diversificare il numero di conti correnti a disposizione è diventato un tema veramente importante. Oggi è praticamente impossibile, se non altamente complicato, aprire conti correnti personali, soprattutto se da remoto. E allora andiamo a considerare quali sono gli elementi per cui dovresti incorporare un conto corrente offshore e quali sono i rischi di non farlo immediatamente. Per immediatamente intendo fine 2023, massimo inizio 2024. Bene, intanto quali sono i vantaggi che derivano da un offshore banking? In primis, l'ho detto due secondi fa, la diversificazione del rischio finanziario. È sempre cosa buona e giusta avere più di un conto corrente, perché è sempre cosa sbagliata mettere tutte le uova all'interno dello stesso paniere. Più conti correnti ho, più diversifico il rischio finanziario. Le banche possono chiudere, possono fallire, posso subire un accertamento ai danni dalla tax authorities, ai miei danni, e quindi devo prevenire tutte queste eventualità. Come lo si fa? Incorporando una serie di conti correnti offshore o onshore, dipende. Quello poi si deve venire in consulenza con i consulenti che ne capiscono qualcosina. Il secondo elemento che dovessi prendere in considerazione è quello di poter accumulare depositi in valuta locale. Questo vale soprattutto su conti correnti in cui le monete sono forti, come per esempio Singapore, dove mi trovo in questo momento, in valuta locale, oppure con il dollaro. Chiaro è che ci sono delle oscillazioni da prendere in considerazione, ma come dire, soprattutto se ti occupi per esempio di finanza o dai un occhio ai mercati, potrebbe darti il conto in valuta locale la possibilità comunque di un gain anche relativamente importante, a seconda chiaramente dell'ammontare depositato su quel conto corrente. Ok, quindi prendilo in considerazione. Il terzo elemento importante nell'offshore banking, la terza possibilità che ti dà l'offshore banking, è quello di comprare real estate, tra l'altro in valuta locale, cosa che ci porta al quarto punto, perché molto spesso il real estate ci dà anche accesso alla cosiddetta citizenship o residence by investment. Oggi, in un mondo in cui non basta più avere una residenza, ma ti direi che ormai, per come siamo messi, non ne bastano più due di residenze, dovessi pensare arrivare alla terza, conti correnti offshore ti permettono di comprare immobili offshore che ti permettono di avere delle nuove residenze fiscali, dei nuovi passaporti, dei nuovi visa, ok? E quali sono invece allora i motivi per cui devi farlo adesso e perché le cose stanno cambiando velocemente, ferocemente, ti direi addirittura violentemente? Te ne accorgi da solo, la situazione del banking offshore onshore sta diventando estremamente strict, estremamente severa. Addirittura i depositi minimi che prima era necessario lasciare in una determinata banca per essere concessi l'apertura stanno salendo vertiginosamente. Anche qui a Singapore determinate banche chiedono centinaia di migliaia di euro per avere un deposito locale. Lo stesso fa la Svizzera, lo stesso fa Londra, eccetera eccetera. Ci sono paesi come per esempio la Georgia che chiedono depositi minimi, davvero minimi, ma lì ci sono rischi di altra natura, come per esempio rischio paese vero e proprio, ma non è questo l'oggetto del video. Un altro elemento che si sta acuendo sono chiaramente i controlli, quelli legati a due cose, alla KYC, Know Your Customer, e alla AML, cioè Anti-Money Laundering. Queste tipologie di accertamenti, queste tipologie di controlli si stanno facendo sempre più stringenti, per cui è necessario a volte anche passare 6 mesi di fase preliminare prima di poter avere un conto corrente in una determinata banca. A seconda del paese, a seconda della tipologia di istituto finanziario, cambiano i requisiti, cambiano le tempistiche, ma sono tecnicamente sempre molto lunghe. Alcuni non permettono di incorporare da remoto, altri sì, ma anche questo comunque va visto in sede di consulenza. Un altro elemento che dovresti prendere in considerazione è che, oltre all'anti-money laundering, alla KYC,
alcuni paesi stanno cominciando a richiedere o sono stati costretti ad aderire al CRS, cioè allo scambio di informazioni finanziarie su base automatica. E questo vuol dire che anche paesi come la Georgia potrebbero tra un po' aderire a questo scambio di informazioni, e quindi quel conto corrente che avevi messo lì magari per come dire conto deposito per evenienze future potrebbe essere portato alla luce di tutti da qui a pochi mesi. Quindi come vedi la situazione si sta facendo particolarmente complicata. L'ultimo elemento da prendere in considerazione è nella situazione, diciamo, geopolitica finanziaria internazionale, che molte banche cominciano a chiudere i conti correnti o non consentono più l'apertura ai non residenti. Bisogna fare attenzione, va sempre monitorato il conto corrente, va mantenuto un ottimo rapporto con l'istituto finanziario, vanno capiti quali sono i requisiti che anche non scritti che le banche richiedono per poter mantenere attivi i conti correnti. Io sono Luca Taglialatela, mi occupo di relocation plan, pianificazione fiscale e offshore banking ormai da oltre 20 anni. Se hai necessità di migliorare la tua libertà personale, fiscale o finanziaria, o se sei alla ricerca di un conto corrente offshore, ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con il sottoscritto, con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.